Torniamo sul luogo che in questi giorni sta facendo tantissimo parlare, ha suscitato grandissima attenzione, grande scalpore anche questo sarcofago templare dove sembra che dentro ci sia Arnau de Torroja, morto a Verona nel 1184. Magister, intanto io le chiedo, il suo cuore cosa dice? Dentro c'è veramente Arnau de Torroja? È entrato in medias res. Il mio cuore dice di sì. Io penso che, a parte gli indizi che sono tanti e anche i fatti, diciamo, che portano diciamo, a questo tipo di conclusione, dal primo momento, da quando 3 anni fa, una notte, la nostra notte di preghiera, siamo passati di qui e io sono stato come attratto da questo luogo. Io penso che sia l'unico maestro generale mai trovato al mondo. Cosa avete trovato dentro? Ma dentro c'è il corpo, diciamo, abbastanza ben conservato, nel senso le ossa. Ci sono tracce anche dell'involucro, del sudario che sicuramente lui aveva. C'è un particolare, non c'erano armi? No, non ci sono mai armi. No, no, nelle sepolture templari non esistono le spade, il motivo è molto semplice. I templari riciclavano ogni arma, non buttavano via niente, quindi quando un cavaliere moriva, anche un maestro generale, passava la sua arma al suo successore e così via, la cotta di maglia. Questo ritrovamento, Magister, fa di Verona la capitale dei templari. Ci sono grandi università che stanno studiando questo ritrovamento, Harvard, Gerusalemme, che questa è molto simbolica. Che cosa potrà portare a Verona questo ritrovamento? Beh, sicuramente il turismo di tipo culturale e in questo caso anche spirituale porta sempre tanti appassionati. Verona, io dico sempre, arrivano giustamente milioni di persone a vedere un balcone falso, quello di Giulietta, sicuramente verranno tantissimi a vedere una tomba templare vera di un maestro. Pensate che in tutto il mondo si sono ipotizzati circa 50 milioni gli appassionati dell'ordine templare, della storia, della leggenda, del fascino, no? Anche dei misteri, non quelli inventati da Dan Brown, ma insomma i misteri che ancora ci sono su questo antico ordine monastico cavalleresco. Ci rivedremo per dare il benvenuto ad Arnau de Torroja. Grazie, sarà un piacere.